fiaccolata a sostegno della non violenza nel Cilento. L'intera comunità di Casalvelino e non solo hanno deciso di scendere in piazza per manifestare la loro solidarietà in favore di Rebecca, la ragazzina bullizzata a scuola presso l'istituto Ansel Keys di Castelnuovo Cilento. La fiaccolata di solidarietà è stata organizzata dall'Oratorio San Giuseppe, la parrocchia San Michele Arcangelo, la S di Folgore Acquavella, i beni demaniali di Acquavella con il sostegno dell'amministrazione del comune di Casalvelino e di altri sindaci del territorio. La fiaccolata è partita dalla piazzale del campo sportivo Ardisani al vivo di Acquavella, la marcia contro la violenza e il bullismo si è conclusa poi con una santa messa. Sicuramente il problema c'è, sicuramente si deve intervenire, bisogna trovare il modo, la strada, il modo più opportuno. Tra l'altro io in questo momento sono reduce dalla commemorazione ai caduti che abbiamo fatto su ad Acquavella e là non a caso abbiamo toccato un po' gli stessi temi, cioè di legarsi a dei simboli, di legarsi a quelli che sono dei segnali, dei segni di valori e di punti di riferimento che sono andati via via perdendosi. Forse la nostra società ha bisogno di questo, ha bisogno di ritrovare questi punti di riferimento. Tanto devono fare le scuole, ma tanto devono fare le famiglie. È vero che non c'è un manuale per essere un buon genitore. Chi è genitore sa che quanto è giusto quello che dico. Per quanto mi riguarda, in questa duplice veste di sindaco e di dirigente scolastico, il problema della violenza è sempre in qualche maniera da evitare e da tenere sotto controllo. In modo particolare anche nelle scuole, lo sappiamo, c'è sempre la possibilità che qualche ragazzo, perché noi abbiamo a che fare con tanti ragazzi, tanto per parlare della mia, 800 ragazzi, può sempre capitare il caso e tenere tutto sotto controllo è difficile, però bisogna sforzarsi e speriamo sempre che, come dire, queste iniziative possano sortire degli effetti ed impedire, fare da prevenzione, perché tanti fenomeni in qualche maniera possano essere governati ed evitati. È obbligo di tutti, della società civile, delle istituzioni locali, delle istituzioni scolastiche, della cittadinanza tutta, sensibilizzare le persone, le famiglie e tutti quanti coloro che hanno e devono avere responsabilità circa l'educazione dei figli a tener presente una condizione che pur nelle sue forme più subdole ma insiste sul territorio nazionale e che continua a determinare problematiche piuttosto importanti. Ecco, parlarne è fondamentale. Assolutamente sì, è la prima forma, il coinvolgimento dei cittadini è la prima forma di protesta, non solo, ma anche che serve a bloccare nei limiti possibili per quello che un'iniziativa del genere può fare, bloccare queste forme di bullismo. Sì, la vicenda ci ha colpito da vicino, però purtroppo è un tema che sta... è un problema che sta veramente degenerando e è un momento per stare insieme, per stare uniti, per generare un po' di fratellanza, per generare un po' di affetto, un po' di cose positive, senza accusare nessuno, senza per le accuse, cioè la legge, ci sono altri mezzi, ci sono altri modi per risolvere questo caso. Noi vogliamo solamente stare insieme, supportare i protagonisti di questa vicenda, tutti, assolutamente tutti, e quindi speriamo che ce ne siano anche altre, perché è un bel momento spostarsi dai divani e smetterla di scrivere solo su Facebook, scrivere magari quello che si pensa, guardarsi negli occhi e scambiarsi i pensieri è una cosa sicuramente che è positiva, non può farci male. Quindi noi fortemente ci schieriamo contro il bullismo, contro la violenza di ogni genere.